In Commissione Affari Esteri abbiamo votato no al parere per il bilancio 2025, perché aumenta esponenzialmente le spese per l'Ucraina, senza però stabilire una strategia per la soluzione negoziale del conflitto, perché ci promette una guerra ad oltranza sino alla vittoria, senza però definire che cosa sia la vittoria. Perché continua a basarsi sulla religione dei diritti umani, senza però stabilire una politica efficiente contro l'immigrazione irregolare. Perché vorrebbero incrementare i fondi per l'aiuto umanitario, senza vincolare però l'impiego di questi fondi a delle politiche efficaci contro l'immigrazione clandestina. Perché predispone degli strumenti per l'esportazione della democrazia e non si rendono conto che solo loro i primi a non riuscire ad accettare i risultati democratici delle libere elezioni che avvengono negli Stati europei, quando queste stesse elezioni a loro non convengono. Perché vogliono aumentare i fondi per l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso ai rifugiati palestinesi, senza tener conto che le indagini dell'ONU stessa hanno rivelato che sono stati i loro stessi impiegati ad aver preso parte all'attentato esecrabile del 7 ottobre del 2023. Perché predispone uno strumento contro la disinformazione, ma senza assicurarsi che la censura non sia tra le misure di contrasto. Vogliamo un'Europa più ricca, libera e potente. E vogliamo vincolare le spese che noi accordiamo ai paesi stranieri a dei risultati che siano convenienti per il vecchio continente. E che non siano connesse solamente a ideologie vuote di contenuti e che si rivelano poi controproducenti per i popoli europei.